Benvenuti a tutti. Oggi è martedì 21 dicembre 2021. Come ti senti oggi? Quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Opportunità e induzioni da cogliere al volo. Trovate geniali e stimoli a migliorare, ve ne piovono in mente a getto continuo, potreste e vorreste fare anche di più. Tanto più che Urano in sesta casa, quella dell'impegno lavorativo, vi darebbe volentieri una mano. Il problema sono i fondi, che vanno dosati con circospezione. Per chi lavora in proprio i guadagni promettono ma mantengono solo a tratti, di regola sapete cavalcare anche le situazioni più arrischiate con grinta e ottimismo, la prospettiva della ripartenza vi ha ringalluzziti, ma ora, già in cammino verso il successo. La doccia fredda della nuova ondata pandemica e dell'inflazione risalita, vi sentite frenati e beffati, perdendo subito motivazione. Chissà se Babbo Natale vi darà una mano, provate a scrivergli. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Oggi non ascoltate i consigli in particolare di due persone, fate di testa vostra e non ve ne pentirete. Fortuna in amore per i nati di martedì, martedì e giovedì. Alcuni amici oggi ti aiuteranno a risolvere un piccolo problema. Confida in loro. Sentirete il bisogno di affermarvi e dimostrare il vostro valore agli altri, non mancheranno buone occasioni per farlo. Abbiate cura di voi stessi e delle vostre cose. Fate una selezione delle migliori offerte disponibili se intendete organizzare un viaggio o una vacanza, non sempre risparmiare diventa una convenienza, soprattutto se organizzate all'estero. Essere onesti con se stessi e non illudere chi ci vuole bene, questa sarà la regola di oggi. Solo con tanta onestà potremmo liberarci anche di situazioni che con il tempo potrebbero crearci dei problemi. Cercate di programmare un viaggio appena possibile. Potreste scegliere anche una vacanza breve in modo da non distogliervi dai vostri abituali impegni. Ottima la salute, oggi potreste sentirvi degli autentici leoni. Una buona giornata per iniziare una sana ed intelligente dieta. Buone opportunità per trovare piccoli lavoretti da fare. Oggi potrebbero esserci contatti con persone molto devote o preti. Un amico ti racconterà cose particolari alle quali non vorresti credere. Pettegolezzi. Se il vostro è un amore segreto cercate di non confidarvi in questo periodo con qualcuno che potrebbe, poi, mettervi in evidente difficoltà. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione al lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. L'amore sarà la cosa più importante per voi in questo giorno. Vi esce da tutti i pori. Sarà un giorno molto felice. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Figli e figli di Giove, potrete, con Saturno che prosegue la sua sosta nell'amico riflessivo, segno dell'acquario, segno di cui è signore ideale, godere di tutti i buoni influssi che il pianeta dona. E nel prossimo 2022 specie se siete nati nella sagittariana seconda e terza decade. Sembra giunta finalmente l'ora di godersi i risultati acquisiti, eventualmente di continuare una lenta e paziente opera di ascesa, di programmazione saggia. Le stelle parlano di cambiamenti in corso, soprattutto in campo professionale. Non potete tirarvi indietro proprio adesso, non abbiate timore, arrivano successi. Potrebbe anche trattarsi di un cambio città o qualcosa di diverso rispetto al passato. L'amore anche procede bene, non avete pianeti opposti. Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall'acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un'opzione ancora possibile. Non siate troppo grati a chi vi ha fatto un favore, non sempre meriteranno il vostro apprezzamento. Qualcuno infatti, potrebbe avervi aiutato per tornaconto personale, specie se vi ha detto che non ci sono problemi.
Nessuno si assume certe responsabilità a cuor leggero, senza averci riflettuto un po', a meno che non sia qualcuno che vi ama incondizionatamente. Valutate meglio coloro che vi sono intorno. Spendaccioni ma non quanto sembra, Mercurio in seconda casa regola le vostre scelte in fatto di prezzi e qualità, insomma, acquisti sì, ma con maggior attenzione. Contro le tentazioni azionate la manovella della razionalità e chiedete consiglio a chi ne sa di più. Caotica la giornata lavorativa, come prevedibile l'ultima settimana prima delle feste, se anche voi siete tra quelli che, viaggio sì o no, avete comunque preso ferie, tenete duro, ma la stanchezza è evidente e anche la vostra simpatia oggi appare annacquata. Amore ed Eros. Due punti se la coppia c'è già e magari un po' smagnetizzata. Occorre lavorarci su, nulla smonta più dell'abitudine. Il da farsi è presto detto, cambiate spesso look, scenario, personaggio, disorientando il partner che scoprirà di non conoscervi affatto. 1. Nessuno e 100.000 insegna il grande pirandello. Sopra le righe anche le relazioni tra amici, con qualcuno complicità, con qualcun altro una passione indichiarata. Che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Sentimenti e passione erotica saranno i piatti prelibati di cui vi nutrirete con abbondanza di condimenti in questi giorni. Il vostro partner ha bisogno di attenzioni. Ricordatevi di un appuntamento speciale. La Luna, pur senza rapporti diretti col Sagittario, vi guarda benevola e materna dall'amico segno del Cancro. Non riuscite a smettere di pensare a una persona che vi ha colpito il cuore di recente. Allora non avete scampo, dovrete cercare il modo di incontrarla. Farvi avanti, usare eventualmente gli strumenti forniti dai social media. Marte nel vostro segno rende azzeccate le vostre mosse, anche a costo di sembrare disordinati, caotici o sconnessi. Grande possibilità di conquista per chi abbia voglia di avventura e di sentirsi libero come l'aria. Lavoro e denaro. Due punti scalpitanti, in cerca di nuove opportunità, se siete in stallo non vedete l'ora di uscirne, ma per ora tutto tace. Due soluzioni, avanzate proposte, agitando le acque in cerca di risposte oppure vi trovate un'alternativa per il tempo libero, dal bricolage al volontariato, fino a una seconda occupazione, sempre valida per rimpolpare le finanze salassate dagli acquisti natalizi e dalle vacanze già prenotate, incrociando le dita perché nulla succeda a cambiare le carte in tavola, col virus dispettoso non si sa mai. Le perdite stanno di gran lunga superando le entrate. Mettetevi di impegno e cercate un lavoro redditizio il prima possibile, con un po' di fortuna lo troverete a breve. Giocate d'anticipo, con mosse da maestro, oggi se ancora siete al lavoro, per non farvi incastrare in un impegno che non avete proprio alcuna intenzione di prendervi in carico. Il consiglio di un collega altruista vi aiuta non poco. Benessere. Due punti ormoni a mille, soprattutto per signore e signorine over 50, a tavola non esagerate con le spezie, piacciono ma infiammano. Unica concessione se lamentate tracheite o bronchitella, cannella e peperoncino, migliorano la respirazione e aiutano a liberarsi dai residui del malanno. Tu sei un viaggiatore nato. Devi avere un'attività sportiva regolare per sentirti bene. Tieniti sempre in forma per godere della libertà di azione che desideri e non dimenticare di bere tanta acqua. Per lei, discussione con mamma o suocera, sapete di essere la più forte, perciò lasciate correre e fate comunque di testa vostra. Inutile litigare per il menù delle feste, tanto più che la cuoca in forza siete voi. Per lui, proposta di trasferimento sulla quale riflettere, cosa che farete durante le feste, potrebbe essere l'occasione ghiotta per un cambiamento radicale veramente auspicabile. Il 2022 dovrà essere speciale. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.